a me stupisce la sfacciataggine e la spudoratezza con cui mentono, perché l'ha detto lei poc'anzi. Hanno presentato un mini taglio del cuneo fiscale come una scelta, una svolta epocale nel mondo del lavoro, cosa che non è, l'ha dimostrato lei, ma poi vediamo i calcoli, perché io dubito che si parli di 100 euro netti in busta paga per ogni di lavoratore, euro, quindi sì. Da alcuni primi calcoli sembra che si parli di circa 20-30 euro in più in busta paga, che per carità sempre meglio di niente, però ricordiamoci che stiamo parlando di un momento in cui abbiamo l'inflazione che morde all'8%, che poi sale anche al 14-15% per i beni di prima necessità. Quindi sarebbe una sorta di compensazione per l'inflazione che cresce. Non è affatto un taglio storico del cuneo fiscale. E poi mi lasci concludere semplicemente facendo una nota un po' di colore, se vogliamo. Noi abbiamo già visto le passerelle di questo governo con il decreto Cutro. A me ieri è sembrato un po' un remake del decreto Cutro, cioè hanno approfittato anche di una tragedia o comunque della difficoltà delle persone, in questo caso dei lavoratori, per fare una passerella politica. Però qual è stata la differenza rispetto a Cutro? Che a Cutro si sono presentati in una conferenza stampa vergognosa, hanno fatto una figura barbina, invece ieri, consci anche di quello che forse, delle risposte che forse non sarebbero riusciti a dare ad una stampa, cioè, che probabilmente li avrebbe hanno evitato di fare la conferenza stampa anche in barba a tanti lavoratori, dei suoi colleghi, che erano pronti il primo maggio a lavorare, diciamo, per fare delle domande. Se questo vale per tutti i governi, se il governo hanno deciso di non fare una conferenza stampa, adesso ne parliamo di questo aspetto, perché non è secondario. Hanno scelto di non rispondere alle domande legittime che avrebbe potuto fare la stampa. Allora, ma di fatto loro stanno ritornando al Jobs Act di Renzi, questo forse si vergognano a dirlo e per questo non hanno fatto la conferenza stampa. Loro affidano le causali alla contrattazione collettiva, però di fatto tolgono l'obbligo delle causali che avevamo noi introdotto con il decreto dignità. E se si vanno a vedere i dati da quando il decreto dignità è andato in vigore fino a quando non è stato sospeso, c'è stato un balzo delle conversioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Ci sarà un motivo? Ecco, quindi perché allora non credo, tutta la questa Calderone fretta... dice anche, dice, in questo periodo quello che sta aumentando è il contratto a tempo indeterminato. È aumentato da luglio o da settembre fino ad oggi, e sa perché? Perché a settembre è ritornato in vigore il decreto dignità, che era stato sospeso per il Covid fino a settembre e poi prorogata la sospensione dal governo Draghi. Quindi dal momento in cui è ritornato in vigore il decreto dignità fino ad oggi, c'è stato un ulteriore aumento delle conversioni, che però oggi terminerà con l'entrata in vigore di questo decreto. No, io vorrei capire come fa Lupi a dire che i voucher portano dignità ai lavoratori. I voucher non sono altro che la legalizzazione del lavoro nero. Perché con i voucher, lo vado a dire a un ragazzo che lavora ad esempio nella ristorazione con i voucher, cioè senza un contratto stabile, cioè senza orari, cioè che arriva un controllo, il datore di lavoro gli fa vedere un voucher compilato al momento, quello è un lavoratore che non ha diritti, che non ha dignità, che non ha orari. Come fate a dire che i voucher danno dignità ai lavoratori? I voucher aumentano la flessibilità, aumentano l'incertezza, aumentano la precarietà, aumentano il lavoro nero legalizzato, altro che reddito di cittadinanza. Beh, questo succederà, guardi, lo vedremo, mi scusi, lo vedremo con i dati, come esatto, ha detto lei, perché voi state riproponendo la stessa ricetta, guardi un po', non mi stupisce, di Renzi, che ha portato poi alla realtà dei dati sconfortanti in tema di flessibilità, appunto, e precarietà del mondo del lavoro, quindi lo vedremo con i dati. Stavo dicendo che ci sono persone che guadagnano 4 euro, lo sa Lupi? Sì. Ci sono persone che forse guadagnano 4 euro. Forse conosco meglio di lei il mondo del lavoro, 60 lordi. Questo è un piccolo problema. Guardi, io non lo so se le conosce meglio di me il mondo del lavoro, conosco perché so che lei è in politica da 30 gara, anni. Chi lo conosce, no, di perché più, siccome Lupi è in politica da 30 anni, magari non lo sa quello che succede nel mondo reale. Nel mondo reale succede questo, che ci sono contratti o a Milano nei quartieri popolari.
esatto, Lupi, dove ci voi sono non ci contratti manco, collettivi con da 4,60 euro sì. lordi l'ora. È questo che noi dobbiamo andare a contrastare e non andare a vendere ricette di flessibilità Pasquino. Che non hanno funzionato. Intanto qui bisogna dire una cosa, che questo governo non accetta critiche. Appena si critica l'azione di governo o si arrabbiano oppure si interrompe perché parlano sopra. Quindi questa alla verità è che se i dati sono buoni è merito di questo governo, se i dati non sono buoni sono arrivati da 6 mesi, quindi bisogna che vi decidate o è merito vostro oppure no. Prendetevi le vostre responsabilità, perché adesso siete al governo. Avete detto che avreste fornito ai percettori occupabili, la nuova categoria, dei corsi di formazione. Questi corsi di formazione non si vedono e al sui corsi di formazione sono. No, dovevano fare un decreto a gennaio, siamo a maggio, dov'è il decreto? Non c'è quello dei corsi di formazione, quindi adesso stanno di nuovo fondando il reddito per gli occupabili su questi fantomatici corsi di formazione, che però non esistono, e ricordiamolo che devono farlo le regioni, cioè loro che le governano praticamente quasi tutte, merito loro, merito vostro, ok, però assumetevi anche le vostre responsabilità di governare quando siete chiamati a governare, perché e non dite sempre che è colpa di quelli di prima, perché vi do una notizia, avete vinto le elezioni, adesso dovete governare fatelo. È cambiato l'approccio dei giovani in particolare, ma in generale dei lavoratori al mondo del lavoro, cioè la pandemia ci ha fatto riscoprire il valore del nostro tempo e ci sono sempre meno persone che sono disposte a sacrificare il proprio tempo, che è la cosa più preziosa che hanno, per fare un lavoro che non li soddisfa né economicamente né dal punto di vista della gratificazione personale. Bisogna vivere in qualche personale. Modo, mi verrebbe da quindi, dire banalmente, assolutamente, no? Quindi come si bisogna vive? Bisogna avere le risorse per come il sostentamento si, certo, minimo. Come si concilia questo andando incontro alle nuove esigenze, perché tutto il mondo, anche la società, è in evoluzione, quindi maggiore flessibilità per garantire un maggiore bilanciamento tra vita privata e lavoro e quindi maggiore ricorso al lavoro da remoto, che non necessariamente deve essere lavoro da casa, e magari sperimentiamo, come stanno facendo in altri paesi europei, la riduzione dell'orario di lavoro, la famosa settimana corta. Abbiamo perché è necessario che forse questo aumenterebbe se probabilmente la produttività. Se ne sta parlando anche degli esperimenti già avviati che hanno funzionato. Davvero non riesco a capire chi riesce a polemizzare perfino su questa scelta. Non riesco a capire chi riesce a polemizzare. Ho fatto una cosa per gli italiani, ho rimesso soldi in tasca agli italiani nel giorno del 1° maggio, faccio i fatti. All'80% delle parole che dice la Meloni in questo video non sono vere. La Meloni riesce a buttare fumo negli occhi da 6 mesi agli italiani. Stiamo parlando del giusto fare il Consiglio dei Ministri il 1° maggio sì e il 1° maggio no, quando con un giochino contabile dovuto a un'inflazione che sta continuando a crescere, si mettono questi soldi per un provvedimento una tantum, perché questo provvedimento fino a dicembre dura, poi dopo da dicembre questo provvedimento ritorna a com'è, quindi non è un taglio strutturale delle tasse. Sì, al momento sono 5 mesi, è una roba una tantum di 5 mesi. Butta fumo negli occhi perché si inventano polemiche, fascismo, migranti. Questo DEF si basa sui migranti, nessuno alla Meloni glielo chiede, ma in questo DEF c'è scritto che senza migranti il debito pubblico crolla e l'hanno scritto loro. Nessuno gli dice come si fa a conciliare questa cosa. Parla di natalità, ma dare un impulso alla natalità, come si fa a conciliare un impulso alla natalità con la precarietà? Ma la Meloni lo sa che se i giovani vogliono costruire un futuro, vogliono costruire una famiglia, la prima cosa è avere un contratto stabile, mentre in questo provvedimento si torna indietro al Jobs Act di Renzi. Quindi tutto fumo negli occhi per sviare i veri problemi che ci sono in Italia. Lavorano il 1° maggio. Che ha detto, il grado di dignità sulla carta un avessero lavorato il giovedì alla Camera che sono rimasti a casa. Avessero lavorato anche giovedì scorso alla Camera, che sono rimasti a casa, no, quello sono i parlamentari. La figura barbina. Però scusi, Dia Calderone ha detto molto chiaramente che il decreto dignità non ha fatto crescere il lavoro stabile, nel senso che poi molte imprese hanno usato il decreto dignità per cambiare continuamente le persone. Quindi questo Allora, questo non è assolutamente così. Innanzitutto si dice anche che c'è stato maggior lavoro nero in Italia, quando non è vero. Il lavoro nero in questo paese è
calato nel biennio 2019-2020, il lavoro irregolare. La Calderone parla per slogan e parla per farò, anche qui dice vedremo di renderlo strutturale. No, non funziona così, si fa una programmazione e si decide di renderlo strutturale, ma è un modus operandi di questo governo. Il vice ministro Leo alla domanda ma questa riforma fiscale dove troverete le coperture risponde vedremo in corso d'opera. La realtà sa qual è? Che qui si annunciano fondi e controfondi, ma lo sa che è scaduto il fondo da 1 miliardo per risarcire i medici eroi durante la pandemia? È scaduto il fondo da 2 miliardi per aumentare i costi studenti universitari? Sono scadute e intanto si fanno altri fondi che poi però non si vanno a chiudere, quindi invece per me può farlo il decreto, può farlo il 1° maggio, il 25 aprile, il 25 dicembre, lo può fare quando vuole. Basta che si facciano le cose che vanno a favore degli italiani e non contro gli italiani. Infatti il tema che ha posto Ricciardi esiste, cioè sono tutte misure molto brevi, va capito quanto dureranno e come. Grazie Ludo. Ma qua si sta spacciando per una riforma epocale, ripeto, con dei dati non veri, perché l'aumento medio sarà probabilmente, l'aumento massimo sarà di 60 euro, insomma vediamo, il decreto è stato fatto ieri. Si sta spacciando una riforma epocale quando c'è un'inflazione all'8% e l'inflazione nei discount, dove la gente che percepisce il reddito di cittadinanza e che ha gli stipendi bassi va a fare la spesa, è al 18%. Questo è il potere d'acquisto che hanno gli italiani. Si sta spacciando un provvedimento, cioè, lui dice, Francesco, che veramente cosa dice Ricciardi, alla fine altri italiani perdono un sacco di soldi con l'inflazione, con un mondo reale che va da tutta un'altra parte. Li mettiamo qualche decina di euro in tasca e diciamo che chissà che è successo. Questo che parlano di natalità. Come può una giovane coppia programmare la propria vita basandosi sui contratti a termine e precari o sui voucher? Cioè c'è una contraddizione in termini evidentissima che noi contestiamo assolutamente. Anche l'aver tolto in un momento così veramente critico, un po' per tutti, aver tolto un sussidio come quello del reddito di cittadinanza, aver creato delle categorie, delle categorizzazioni tra i fragili, ecco, questo troviamo che sia assolutamente in controtendenza con il periodo che stiamo vivendo, in cui la povertà dilaga e il lavoro povero dilaga. Abbiamo quasi 5 milioni di lavoratori poveri in Italia. Finisce il reddito di cittadinanza, ci sarà l'assegno di inclusione simile alla pensione di cittadinanza, però per gli occupabili sono previsti degli incentivi per i corsi di formazione. Il reddito di cittadinanza aveva un po' una debolezza nella parte attiva, voi rimanete contrari però. Cosa hanno fatto? Hanno creato delle disparità. Noi siamo stati i primi a dire che ci vogliono delle politiche attive del lavoro in questo paese. Abbiamo investito 1 miliardo di euro, le regioni non ne hanno voluto sentir parlare di spendere, loro adesso dicono che da settembre ci saranno 350 euro disponibili per gli abili che frequentano dei corsi di formazione. Peccato che al momento di corsi di formazione non ce ne sia nemmeno l'ombra, siamo a maggio, a settembre dovrebbero partire questi corsi di formazione. Stiamo a vedere. Su questo decreto Giuseppe Conte ha annunciato una grande manifestazione per il mese di giugno, è un'iniziativa che vorrete allargare anche alle altre forze di opposizione, dal PD ma anche al Terzo Polo. Questa iniziativa nasce dalle moltissime sollecitazioni che ci sono arrivate dalla società civile, perché è in grande sofferenza, ricordiamo anche l'inflazione che sta galoppando. Questo governo, invece di cercare di prendere risorse là dove ci sono gli extra profitti, continua a tartassare proprio le categorie più fragili, e sono proprio queste che ci hanno sollecitato a cercare di dare un segnale. Noi abbiamo risposto naturalmente, quindi pensando di aderire a questa richiesta con una manifestazione a cui sono naturalmente benvenuti tutti, anche gli altri partiti, i sindacati, chiunque insomma ritenga, i sindacati sono ben espressi il 1° maggio contro questo decreto precarietà, chiunque ritenga che il governo sta completamente sbagliando direzione. Sul tema del taglio del cuneo fiscale, però su questo potreste essere d'accordo. Ma noi siamo sicuramente d'accordo che è uno strumento importante, tant'è che nel governo Conte noi abbiamo portato 5 miliardi a favore di questa misura quando abbiamo fatto alzare l'assegno di 80 euro di Renzi a 100 euro. Quindi, tra l'altro, qua svergogniamo la Meloni che continua a dire che è una misura epocale perché lei ne ha messi 4 e il governo Conte ne aveva messi 5 di miliardi. Ma poi, altra bugia, 100 euro con in busta Renzi, paga. Con addirittura 10 se ne parla all'epoca. Sì, ma qua possiamo sparare tutti i numeri euro che vogliamo. Poi le persone,
alla fine del mese vedranno in busta paga in quanto si realizzerà questo taglio del cuneo fiscale, sacrosanto per carità, ma il problema è un altro. Noi qui siamo di fronte ad un governo, a Giorgia Meloni, che continua a sbandierare, a fare propaganda. Lo sa perché? Perché quando poi si scontra con la realtà dei fatti invece non hanno risposte concrete. Due misure su tutte, sicurezza e immigrazione. Sulla sicurezza registriamo il momento più basso di sicurezza in Italia, sull'immigrazione dai blocchi navali siamo passati agli sbarchi quadruplicati, sono dei numeri che non ammettono replica. Il punto non è tanto cosa avremmo fatto noi, il punto è chiedere a loro, che in campagna elettorale dicevano che avrebbero portato le pensioni così d'amblè a 1000 euro e non l'hanno fatto. Noi lo sappiamo perché non l'hanno fatto, lo sanno anche le persone che sono lì. Ma voi perché non l'ha fatto il Conte 2? Io vi ricordo che siamo stati in un periodo di pandemia in cui le emergenze purtroppo sono state altre. Un'ultima cosa, caro Cantalamessa, siamo amici, è vero, perché voi avete firmato reddito di cittadinanza e decreto dignità. Peccato che adesso li abbiate rinnegati. Si parla tanto di questo aumento in busta paga che è stato varato dal governo, che noi crediamo sia sicuramente non della portata vaneggiata dal governo, 100 euro purtroppo, abbiamo fatto i conti e purtroppo non saranno 100 euro, però è già qualcosa, diciamo così. Il problema qual è? Che non riesce a compensare l'aumento dell'inflazione di cui parlavamo, no? Perché noi abbiamo un'inflazione all'8% che sale fino addirittura al 14% per i beni di prima necessità, i salari che hanno perso potere di acquisto di circa il 4% solo negli ultimi mesi a causa dell'inflazione, salari comunque che hanno perso il valore reale del 12% rispetto a 15 anni fa, quindi se io mi metto nei panni di un lavoratore che vede il suo salario perdere potere di acquisto, perdere valore reale, un lavoratore italiano che ha il salario, diciamo, con il valore minore rispetto ai suoi, diciamo, colleghi europei, e sente, diciamo, esultare così tanto il governo tronfio per un aumento in busta paga esiguo e soprattutto temporaneo, forse mi sento anche un pochino preso in giro. Per cui quando un governo e una maggioranza devono ricorrere a degli espedienti, diciamo, linguistici, a delle bugie, come ha fatto la Presidente Meloni, ma anche il Vicepresidente Ministro Salvini, dicendo che è il più grande taglio del cuneo della storia, piuttosto che 100 euro in busta paga a tutti, vuol dire che non hanno nient'altro, non hanno nient'altro da raccontare. E questo dispiace, perché comunque bisogna che si assumano le responsabilità delle loro scelte politiche che legittimamente da maggioranza che ha vinto le elezioni fa. Insomma, mi assumo la responsabilità, dico quello che sto facendo, dico quello che voglio fare, dico con quali soldi lo voglio fare. E invece qui abbiamo un governo che mente, non dice quello che vuole fare e non sa quello che farà domani. E questo crea incertezza. Proprio per questo i mercati in realtà non hanno, cioè il rating del nostro paese non è poi così tanto positivo. Tra le nostre proposte da portare in Europa c'era quella di scorporare gli investimenti che vanno verso la transizione ecologica dal patto di stabilità e crescita. Questo potrebbe essere una delle tante proposte che il governo dovrebbe portare in Europa e fare la voce grossa rispetto ad un paese che è l'Italia, che versa in condizioni peggiori rispetto a livello di debito pubblico e di altre misure che dovrebbero essere intraprese rispetto agli altri stati europei. Il patto di stabilità, senatore, volevo chiedere. C'è già un accordo con gli industriali, il Recover EU, è vero, sono tutti i fondi che servono per la transizione, ma c'è l'accordo di un sistema incrociato di crediti d'imposta che stanno discutendo con gli industriali. Siccome l'Europa non te lo dà, si può fare, ha ragione, l'hanno fatto, l'Europa gli ha detto no perché non accetta nessun tipo di scorporo dal deficit, di nessun tipo, quindi è inutile che ci andiamo, non lo fa con noi, non lo fa con la Spagna, non lo fa con la Francia. Allora il governo si è messo d'accordo con gli industriali e stanno studiando un sistema di crediti d'imposta incrociato per fare quello che vuole, che dice l'onorevole Bandino, cioè cercare di scorporare di fatto poi quei soldi dal conto finale, cioè di fatto non dovremmo pagarli perché li pagano gli industriali prima. Quindi questo, c'è una soluzione dal punto di vista tecnico. Sì, però specchia, io credo che lei ricordi benissimo poi che… Poi fate andare dal senatore Zaffini, per favore. Concludo velocemente, che il ministro Crosetto ha più volte, l'ho anche ribadito in aula nel corso di sue recenti informative, chiesto lo scorporo degli investimenti militari dal patto di stabilità. Allora perché fare la battaglia sugli investimenti militari? Che io questo non l'ho sentito dire dal governo. Perché hanno vinto, mi per
perdoni, hanno vinto le elezioni, quindi fanno tutti e due i tipi di battaglie, la vostra e la loro. Se a un certo punto preferiscono a loro, l'hanno vinta. È un problema di elettori, è la democrazia. Sorride Zaffini. Preferiscono puntare più su una cosa che su un'altra. Fin quando gli elettori gli danno quello, lo fanno. Non c'è nulla di antidemocratico in questo, sono delle scelte politiche. Voi avete fatto la scelta del reddito di cittadinanza. Ma infatti io non ho detto che è una scelta non democratica. Io dal punto di vista dell'opposizione sto dicendo quella che secondo me, anche alla luce dell'alluvione di oggi, dovrebbe essere la direzione verso la quale dovrebbe andare il governo. Ieri la Giorgia Meloni ha detto, scusate però, c'è una notizia, Unicredit, grazie ai tassi della BCE, agli azionisti sono andati 5,75 miliardi di utili, ok? Mentre parallelamente invece in Spagna l'utile di Santander sale soltanto dell'1% grazie alla tassa di Sanchez sugli istituti di credito. Noi abbiamo delle famiglie che non riescono più a pagare la rata del mutuo, se avevano un mutuo a tasso variabile, perché è salita del 40 oltre anche del 70%, e tende a salire ancora di più perché, come ha anticipato lei, si tende verso un prolungamento della politica di aumento dei tassi di interesse. Abbiamo dei giovani che non riescono più ad accedere a un mutuo neanche a tasso fisso perché i tassi sono aumentati a dismisura. Quindi abbiamo un paese che non fa, che già non fa più figli, no? Abbiamo la denatalità più bassa d'Europa, siamo scesi sotto le 400.000 nascite all'anno già da 2 anni, abbiamo questo record negativo, e dall'altra parte abbiamo un governo che non fa assolutamente nulla per sostenere le famiglie e le politiche abitative. Ricordo al senatore, che evidentemente non lo sa, che questo governo ha tagliato e azzerato i fondi per il contributo all'affitto, per il contributo per la morosità incolpevole, e non ha la benché minima idea di come fare a sostenere le politiche della casa delle nostre famiglie. Così si affronta il problema della denatalità, non blaterando e parlando di banche a rotelle, di altre cose, perché evidentemente non hanno nulla da dire. Siccome noi abbiamo interrogato il governo più volte su questo tema, perché riteniamo che, a parte la carne sintetica e la farina di grilli, i veri problemi degli italiani siano questi in questo momento storico, oltre che al lavoro, ai salari bassi, all'inflazione, al carrello della spesa che è sempre più alto, a queste nostre domande che abbiamo formulato a più riprese al governo, l'ultima volta mercoledì scorso nel corso di un question time, il governo non ha saputo dare una risposta. Chiediamo al governo se non intende tassare gli extra profitti, cioè prendere i soldi dove ci sono e non prendere in giro gli italiani con detassazioni di qua, detassazioni di là, che di fatto sono esigui a fronte di un potere di acquisto delle famiglie che diminuisce sempre di più e non sanno come arrivare non più a fine mese ma a metà mese. Questa è la situazione che si prospetta davanti agli italiani. Eravate al governo insieme quando questo provvedimento fu approvato, le condizioni sono cambiate in senso peggiorativo, però è anche vero, per quanto riguarda appunto le diseguaglianze e la povertà nel nostro paese, però è anche vero che delle criticità indubbiamente c'erano all'interno del reddito di cittadinanza, e un discorso di questo tipo, che va comunque a continuare di mantenere una tutela per quelle che sono le categorie più deboli e più fragili, non è assolutamente condivisibile, insomma, come, e cerca in qualche modo di mettere al mondo del lavoro chi invece è occupabile, o c'è qualcosa su cui si può discutere? Vede ancora qualcuno di quelli che erano i principi ispiratori del reddito che avete approvato al governo insieme? Intanto bisogna vedere il testo definitivo di questo provvedimento, che ancora di fatto non c'è, quindi siccome ci siamo abituati, ci siamo visti anche qui diverse volte, nel giro di un mese siamo passati dal MIA, GIL, PAL, GAL, insomma una serie di nomi molto fantasiosi, mentre si giocava sulla pelle dei cittadini, oggi ancora dobbiamo leggere il testo definitivo del provvedimento, quindi vedremo che cosa ci sarà scritto nero su bianco in quel testo definitivo. Però in questo decreto, altro che lavoro, decreto precariato, dove ci sono una serie di misure che ovviamente vanno a precarizzare e a penalizzare tutti i lavoratori italiani, qui veramente si vuole portare, cioè il disegno è chiarissimo, l'ho detto più volte anche qui in questa trasmissione,
Il disegno è quello di incentivare, di invogliare, di spingere le persone ad accettare contratti anche da fame pur di sopravvivere, perché intanto per i cosiddetti occupabili, come hanno definito loro i percettori di reddito che possono, sono abili diciamo, al lavoro, per questi è previsto un sussidio di 12 mesi a 350 euro al mese. Io sfido chiunque a vivere, anzi a sopravvivere con 350 euro al mese. Bisogna dire che la media dei salari in Italia è molto bassa, siamo intorno ai 21 mila euro l'anno, quindi andiamo a vedere chi vive in provincia, un conto è chi sta a Milano, qui si apre un altro tema. Italiana vive in provincia. Quello che hanno scritto nelle bozze, e poi vedremo, ripeto, nel testo definitivo, è che un percettore di reddito, o adesso diciamo dell'assegno di inclusione, occupabile, potrà, dovrà accettare un posto di lavoro che gli verrà offerto con la paga minima prevista dalla contrattazione nazionale. Allora andiamo a prendere il minimo della contrattazione nazionale, che è quello dei vigilanti, a 4,60 euro l'ora lordi. Che cosa vuol dire questo? Che un percettore di reddito o di assegno di inclusione dovrà accettare, pena ovviamente la perdita del sussidio di 350 euro, dovrà accettare un contratto sottopagato che a tempo pieno, quindi per tutto il mese, prevederà uno stipendio di nemmeno 800 euro, 736 euro. Di questo stiamo parlando. Quindi si vuole spingere, si vogliono spingere 400-500 mila cittadini italiani ad accettare contratti da fame, precari, senza nessuna certezza. Io voglio capire, in un periodo come questo, dove c'è l'aumento ovviamente dell'inflazione, vediamo più 8,3%. L'aumento delle bollette, abbiamo letto anche questa mattina, ci sarà un aumento nelle prossime settimane del 26%. I mutui schizzati alle stelle, non si dà alcuna garanzia ai giovani, certezze per il futuro. Poi vengono a parlarci di natalità, di provvedimenti per la natalità. Ma come deve fare un giovane con 700-800 euro al mese a prevedere di andare a chiedere un mutuo con un contratto precario, tra l'altro, che stanno ovviamente incentivando? Allora, lei... Allora Todde, prima abbiamo letto gli ultimi dati sul mercato del lavoro, non sono nemmeno diciamo così brutti, cioè una tendenza al miglioramento l'abbiamo vista. Ciò nonostante il governo ha detto che serviva una scossa per ripartire, e anche l'ex ministro Garavaglia, l'ex vice ministro Garavaglia ci diceva che anche attraverso le riforme del mercato del lavoro si fa ripartire il prodotto interno lordo di una nazione. Secondo lei questa è, diciamo, è il modo di ripartire sbagliato, è la scossa sbagliata? Ma senz'altro dal nostro punto di vista è la scossa sbagliata, ma basta fare basta semplicemente vedere i numeri. Quando è stato approvato il cosiddetto decreto dignità, e quindi un decreto che ha aiutato la stabilizzazione del mercato del lavoro, si è passati tra il 2018 e il 2019 a 600.000 contratti a tempo indeterminato e 700.000 trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Poi con la sospensione durante la pandemia il numero dei precari è arrivato al numero record di 3.100.000, quindi noi stiamo ereditando questo tipo di situazione. Adesso questo decreto che abbiamo chiamato decreto precariato, proprio perché sicuramente è il nome che da una parte dell'opposizione, lo dico per il pubblico, aumenterà senz'altro questo aspetto, di fatto cancellando queste clausole che erano state messe nel decreto dignità, non farà altro che dare la possibilità di arrivare ai 24 mesi di fatto con un'intesa tra le parti, chiaramente dando forza al datore di lavoro. Però io voglio fare anche un discorso diverso. Il discorso che voglio fare è che noi veniamo da un paese che strutturalmente viene da la richiesta per un lavoratore di una finanza stabile. Se io voglio accedere un mutuo, se io voglio accedere a un prestito, il sistema bancario mi chiede stabilità finanziaria. Quindi il problema è che noi da una parte abbiamo un sistema che ci chiede stabilità finanziaria, dall'altra parte abbiamo un numero di lavoratori precari che è molto grande.
Sì, e c'è anche un punto che molti di questi lavoratori precari sono giovani al primo lavoro, quindi da una parte noi stiamo piangendo lacrime di coccodrillo perché si parla di denatalità, perché si parla di giovani che non investono sul loro futuro, dall'altra parte io mi chiedo ma quali sono gli strumenti che stiamo dando a questi giovani per poter costruire il loro futuro? E poi un commento sui voucher. Sì, noi siamo passati da 10.000 a 15.000 euro per il voucher per i lavoratori che si occuperanno di congressi, che si occuperanno di fiere, che si occuperanno di eventi. Questo significa, basta farsi un piccolo calcolo, che questi lavoratori vedranno circa 7 euro netti a loro e 2,5 euro all'INPS. Se si fa un calcolo di un assegno previdenziale si può vedere che sarà difficilissimo per questo tipo di lavoratori arrivare a una previdenza che possa essere decente. Quindi anche questo tipo di precarietà nell'aspetto pensionistico si sta introducendo. Tira anche l'appendino, perché lei è stata sindaca di una grande città italiana come Torino, anche sì, Torino delle grandi università. È un tema che le istituzioni si devono porre, si può risolvere, perché poi c'è la proprietà privata, la gente che decide, il mercato che fa, però insomma vietare ai nostri ragazzi di poter studiare nel migliore dei modi, onestamente è un paese vergognoso questo. Ma infatti io non credo neanche che sia una provocazione quella di Ilaria, perché se oggi noi siamo qui in studio a parlare di questo tema è grazie anche a questa sua protesta che sta facendo. Io sentendo la storia di Ilaria penso che i temi siano sostanzialmente due che Ilaria ci sta raccontando e ci sta dicendo e che sono evidenti e palesi. Il primo, lo diceva anche lei, dottoressa Merlino, abbiamo sentito per mesi dire che i nostri ragazzi non c'avevano voglia, erano bamboccioni, erano ciusi, non c'avevano voglia di studiare, che erano quasi a un certo punto il male del nostro paese, quando in realtà molti dei nostri ragazzi e ragazze sono così, sono ragazzi e ragazze che spesso, lo dice Sole 24 Ore, l'8% va all'estero perché trovano un lavoro ben pagato, meglio che in Italia, e meno precario. E allora la considerazione, e poi arrivo al secondo punto, è normale che in questo contesto noi abbiamo un governo che riporta il Jobs Act di Renzi e che precarizza questi giovani senza dargli un futuro stabile? Secondo tema, il diritto alla casa. Perché adesso parliamo di questo caso che è grave, ma attenzione, qualche settimana fa è emerso uno studio che dice che noi rischiamo di avere 1,5 milioni di famiglie per strada. Ma come no? A causa del caro affitti. Me ne sono molto occupata anche perché questo governo ha detto che sugli sfratti farà sul serio. Cosa che per alcuni versi è sacrosanta, ma li lasci per strada. Ma sai cosa abbiamo visto però noi da questo governo ad oggi? Che i fondi che c'erano sulla casa, quindi il contributo per gli affitti, la morosità incolpevole, l'hanno azzerato, tagliato. Dico di più, ma i mutui sono alle stelle. La notizia di oggi è uno 0,25 in più. Ma perché questo governo non va sugli extra profitti, come abbiamo chiesto noi, e fa un fondo per aiutare a pagare il mutuo? Perché sennò le nostre famiglie non ce la possono fare. Io non capisco se si rendono conto di quello che succede fuori. Invece qui stiamo assistendo al contrario. Questo è un governo che è debole con i forti e forte con i deboli. Allora, perché scusi, ma come possiamo, e chiudo, ma lo dico a lei, ma è una domanda retorica, ovviamente non è responsabile, ma come possiamo pensare che nel momento in cui hai il caro bollette, il caro prezzi, l'inflazione, tagli su chi è in difficoltà, tagli sulla sanità, tagli sulla scuola, tagli sui poveri, cioè è inaccettabile, perché quelle disuguaglianze... Ricordo che ormai sono mesi, lo diceva anche lei, no? In cui noi viviamo questa escalation, che è un binario che l'Europa ha deciso di intraprendere. Siamo partiti con i giubbotti antiproiettili, poi le munizioni, poi i missili, poi i caccia, i carri armati e l'uranio. Adesso stiamo addestrando il nostro paese. Allora, io le dico sinceramente, lei parlava di indifferenza. Io ho paura. Il sentimento che io provo oggi è paura, perché siamo di fronte al rischio di una guerra mondiale, la terza, e di un conflitto nucleare. Siamo quasi assuefatti, noi siamo qui a parlarne, ma stiamo rischiando noi, le nostre generazioni, i futuri figli. Allora, io e posso dire su questo un'ultima cosa. E quando io ieri, per tornare al tema di attualità, ho letto che l'Europa come messaggio ci dà il fatto che possiamo usare i fondi del PNRR, scuole, asili, sanità per comprare munizioni. Ma io lo trovo indegno, io spero, mi auguro che il governo dica chiaramente, come paese italiano, che noi questa cosa non la vogliamo, perché è inaccettabile, ma per le nostre generazioni future...
Onorevole Todde, ha fatto bene il ministro Tajani a decidere di non incontrare la sua omologa francese oggi? Ma questo è il prezzo che si paga quando si fa politica migratoria con la propaganda. Io mi voglio ricordare, a tutti coloro che ci ascoltano, i porti chiusi, il blocco navale, tutto quello che è stato detto, tranne poi scoprire che il fenomeno migratorio è un fenomeno molto complesso. È corretto dire che è un fenomeno europeo, è un fenomeno che si deve gestire ovviamente in collaborazione con l'Europa, ma facendo una politica come quella che sta portando avanti in questo governo, che è una politica di isolamento, e questo mi sembra evidente, purtroppo a volte questo è il prezzo che si paga. Vorrei chiedere una cosa all'onorevole Todde, perché il Movimento 5 Stelle, è stato detto, non sarà presente il 6 maggio a Bologna con il leader Giuseppe Conte, ed è una piattaforma con PD, anche i sindacati, per protestare in maniera vibrante contro per esempio il decreto lavoro, contro le politiche di questo governo. È vero che non sarete in quella piazza? No, in realtà il presidente Conte è impegnatissimo con la campagna elettorale, quindi in giro per l'Italia, invece noi saremo abbondantemente presenti, io sarò presente con una folta, io fisicamente sarò presente come vicepresidente del Movimento, con una folta delegazione del Movimento, perché è una battaglia giusta. Tra l'altro, avendo gestito le crisi aziendali per 3 anni al Ministero dello Sviluppo Economico, ho anche consuetudine con i sindacati, quindi mi fa molto piacere essere in piazza ed essere partecipe a una battaglia così importante, quindi noi ci saremo. Ma se la battaglia è così importante, perché Conte non riesce in qualche modo a liberarsi dagli impegni di campagna elettorale? No, chiedevo. Ma insomma, non mi pare che stiamo andando un delegato di secondo piano. No, no, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Per cui, no, il tema onestamente è che ci sono degli impegni stringenti e lui ha un'agenda frenetica, e quindi è importante invece essere presenti. Io sono molto felice di poter rappresentare insieme ad altri colleghi il Movimento in questa sentite, piazza, che sarà una piazza Todde importante. Todde Casasco, questa è la posizione di Casasco e del governo. Todde, a voi cos'è che non convince? Non vi convince l'ammontare delle risorse messe? Non vi convince il fatto che il provvedimento, stiamo parlando di un aspetto solo del decreto, quello sul cuneo, finirà a dicembre? O non vi convince proprio il fatto di intervenire sul cuneo e avreste usato quelle risorse su altro, sulla spesa per i servizi, per contrastare l'aumento dei prezzi? No, noi abbiamo sempre detto che il cuneo fiscale andava tagliato però insieme all'aumento dei salari, ma il punto è che questo taglio del cuneo è una partita di giro. Io voglio ricordare che adesso ad aprile il costo dei beni energetici è salito del 23%, quindi noi abbiamo le bollette che sono aumentate del 23%, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che il governo, che non ha portato avanti il taglio delle accise, non ha portato avanti, ha deciso di rimettere gli oneri di sistema, da una parte fa alzare le bollette e dall'altra parte propone il taglio del cuneo fiscale, che porterà comunque poche decine di euro nelle tasche dei lavoratori, e sicuramente rispetto a un'inflazione che è risalita adesso ad aprile e che è stata calcolata da Federconsumatori come un impatto annuale di circa 2.500 euro, quindi sono 200 euro per famiglia, ecco, avere sicuramente qualche decina di euro in più nelle tasche sicuramente fa comodo, ma non è questa la risposta. Io voglio ricordare che sono aumentati i mutui del 30%, quindi è un contesto in cui gli italiani da una parte hanno visto perdere il loro potere d'acquisto, hanno visto chiaramente una difficoltà maggiore, e il governo chiaramente toglie da una parte e mette dall'altra, ma non è sicuramente una risposta. Tra l'altro avete ricordato voi che stiamo parlando di 5 mesi e non sicuramente di una misura strutturale. Però, gli imprenditori creano il lavoro, amano i propri dipendenti, li formano, li aiutano a formarsi, voglio dire, e quindi, voglio dire, questo è le possibilità, voglio dire, di andare avanti in un paese che ha aumentato il PIL rispetto a Francia e Germania nei primi mesi dell'anno. Che ha si chiama creato, effetto trascinamento. Aspetti che abbiamo pochi minuti. Non li ho un governo che è partito con 180 di spread e oggi a 180. Casasco, che è apprezzato dalla BCE. Casasco, e sono le è difficile. Sono chiacchiere da campagna elettorale che evidentemente 5 Stelle non terminano per 5 anni di legislatura. Io sono una persona seria e chiacchiere non ne faccio, però veramente intanto il PIL dei primi mesi di quest'anno si chiama effetto trascinamento, perché non mi vorrà dire che in 4 mesi al governo avete
avete tirato su il PIL voi, ma al di là di questo, beh, cerchiamo di essere seri e concreti. Il punto vero noi è che lo siamo. Sì, ma anche noi lo siamo, glielo posso garantire. E le do dei numeri, perché sono donna di numeri. Guardi, nel 2018, quando è stato introdotto il decreto dignità, sono stati stabilizzati 600.000 dipendenti. Sono passati da contratti a tempo indeterminato a contratti a tempo indeterminato. Questo vuol dire che c'era lo spazio e che c'era la possibilità, perché lei l'ha detto prima, gli imprenditori non fanno cose non che non convengono. COVID, io non ho interrotto, Casasco, però così non va bene. Adesso lei mi ascolta, non giochiamo ad andarci sopra, perché se facciamo a gara di voce tenorile, ve lo dico, vinco. No, facciamo tanto Giuliana Baroncelli, abbassa tutti. La narrativa del io do agli imprenditori, gli imprenditori creano lavoro e sono tutti buoni. Lei sa benissimo, essendo stato ed è presidente emerito di Confapi, che ci sono imprese buone e imprese cattive. Ci sono imprenditori che si comportano correttamente, che fanno imprese in maniera etica, e ci sono imprenditori che sfruttano i lavoratori. Quindi, in un contesto in cui, e lei lo sa meglio di me, noi abbiamo un sistema finanziario che chiede stabilità, perché se un lavoratore con un contratto a tempo determinato va in una banca per chiedere un mutuo, per chiedere un prestito, gli dicono mi dispiace perché tu non sei un precario, perché tu comunque non dai garanzie. Io come faccio ad avere una famiglia? Voi piangete lacrime di coccodrillo per la denatalità, dicendo che i giovani non fanno più famiglia, quando non si danno le condizioni di base per poter far famiglia e per poter crescere in questo paese. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.